Ecco davanti a noi la Liaria. Prende il nome dal suo sapore e odore molto simile all'aglio. Aliaria peziolata. Siamo di fronte a un'erba della famiglia delle crucifere o brassicacee e quindi unitamente al suo aroma che ricorda il sapore, che ricorda l'aglio, c'è anche quel calore, quella piccantezza un po' tipica di questa famiglia. Come succede spesso nelle piante di questa famiglia, vedi che man mano che il fusto si allunga, i fiori compaiono all'apice, sono fiori di 4 petali disposti a croce e sotto ecco che si formano i frutti, che sono come dei tubetti, no? Sono silique, allungate, coniche. In questo periodo è ancora molto buona, le foglie sono tenere, si vede che sono proprio quasi un po' luminose, vedi? Un po' lucenti, lucide. E la puoi prendere, mangiare cruda, cotta, in insalata, usare i fiori. E ti ricordo che nel periodo invernale invece puoi raccogliere qualche radice che è piccantissima, con cui puoi fare una salsa simile al crenne. Aliaria peziolata. Ottima come antiossidante, immunostimolante, contiene isotiocianati e quindi un ottimo alimento da aggiungere alle nostre verdure, sia per il sapore che per le proprietà.